Hello guys, benvenuti in questo nuovo video con un nuovo ospite, cioè Saluto a tutti, con una ciao. rubrica nuova. Come la vogliamo chiamare sta rubrica? Come Boh, che ne so, cazzo i ti mazzi pare? divertenti di Amos, che ne so, qualcosa ce la Aka come inventiamo. cazzo ti pare? Come cazzo ti pare? Bello, mi piace come nome del canale, della rubrica. Ok, quindi Amos bello, cosa ci porti oggi? Vabbè, Allora, che cosa vi ho portato? Si riprende già qua o lo devo alzare un po'? No, no, te li prendo io giù. praticamente. Vi spiego un attimo da che cosa nasce sta lista, perché abbiamo iniziato a fare dei tornei di Tengu, che sono abbastanza corposi, e mi sono ripromesso di non voler giocare nessuno dei tier 1 del formato perché mi rompo le scatole a vedere sempre il tier 1. Quindi ho deciso di portare un po' di mazzi atipici e il creatore del canale si è un po' innamorato del fatto che porto sti mazzi. E quindi mi ha chiesto di Esatto. farvi qualche profile e ve la porto molto volentieri anche per spingervi a giocare a qualcosa di diverso, perché se no, cioè, che palle di sempre Non le fate stesse come cose. Edison. Esatto, cioè, almeno ci divertiamo. Per cui il primo mazzo che ho voluto portare, in realtà ce ne sono tanti altri che poi piano piano vi porterò, è una lista di inferni di un po' speziata che ho pretestato per 3-4 mesi circa e adesso è al limite di quello che reputo accettabile. Allora, vi parto subito a spiegarvi la lista. Allora, i tre arcidemoni. Ah, perdonatemi già se è un po' tutto proxato perché le carte ne posso togliere dai raccoglitori o quando le tolgo dai raccoglitori c'è la Nel proprietaria che caso si poi ci incazza. trovate da Angeli e Sì, Draghi quindi qua, le che carte ci sono, insomma. via Luigi Vanvitelli, giusto? Sì, Vanvitelli Ok. 5. Sì, Allora, cosa? triplo arcidemone non ve lo devo spiegare. Triplo necromante non ve lo devo spiegare. Doppio miraggio non lo gioco 3 perché in realtà lo puoi vedere in mezzo alla combo, perché comunque se te ne trovi più di uno in mano di solito è brick o te lo puoi togliere per mandarlo al grave. Qui dobbiamo un attimo parlare del doppio Avenger, semplicemente perché quando qualcuno sa giocare contro Infernity cerca di sfruttare il fatto che ti rientra per rimuovertelo e togliertelo e quindi non poterti più fare combo. La versione di Tengu vuole giocare principalmente sui livelli 8, perché giocare Beetle in fin dei conti fa schifo, quindi ho preferito raddoppiare il quantità di Avenger per avere sempre una possibile giocata e non dover per forza passare sulle Veil. Poi ci stanno gli Extender, che sono doppio Stygian, che non ve lo devo spiegare, cioè andate a Vabbè. leggere l'effetto, ma penso che sia ovvio. Triplo Dark Grefer, e molti mi dicono perché non giochi Mon Armageddon, perché a me Armageddon fa schifo, Grefer secondo me è più forte, è 1700, picchia, fa cose, e poi entra special con altre carte che c'ho nel min che adesso vedrete. Vi ho detto che il mio Infernity è un po' speziato, soprattutto in Tengu, perché io ho deciso di giocarci un Ah, piccolo reparto Darkhold. Dark World. Ecco, se volete Darkhold in Tengu, giocate questo. Perché giocare i Dark World? Vedrete che alcune carte che non pensate all'interno del main in realtà vi permettono di triggerare i Dark World. Già questa è una cosa molto forte. In più, il fatto di avere accesso ai livelli 5 e anche a un livello 4, soprattutto che ci abbiano più di 2000, ti permette sia di side sia di extra di poter giocare delle carte che in mezzo alla combo ti permettono di andare in vantaggio di risorse o di permetterti di chiudere la partita senza problemi. Li ho decisi di portare a 5, li ho provati prima 3 ma non li vedevo. 5 solo livelli 5 mi briccava il mazzo, con il mono 4 mi permette di fare extender col fatto anche che è demone. Ok, quindi è abbastanza Poi, solido il reparto il mossi. reparto mossi non, sono già tanti. Non gioco tour perché vedrete che nel settore magie gioco duality e ho notato che infinite volte cozzava tra duality e tour, quindi ho Vedi. preferito massimizzare necromante per le magie standard, foolish, storm. Rinforzi Storm si potrebbe pensare anche di togliere, però in realtà è Storm perché non la può giocare. Launcher Ti perché fa la damage, briccare questa. questa fa sempre briccare quando l'avete in mano. Mostro resuscitato, vabbè. One for Mana, vabbè. Adesso distruggi carte perché giochi Dark World. In realtà è molto forte perché ti permette, soprattutto quando ti giocano Max contro, perché contro Infernity te lo giochi, ti permette di avere un out in più. Per poter fare una combo che poi vi spiegherò di Hexa, ma chi gioca Edison la dovrebbe già conoscere. In più fa triggerare i Dark World, se non avessi già detto, come questa che fa triggerare i Dark World, anche se Vero, questa è quella più schifosa che vorrei togliere, però sono obbligato perché tutti i Dark World mi diventano Extender. La carta più forte di sto mazzo, che è maledetta, Dragged ti maledetta. permette di togliere le Entrap, ti permette di far attivare i Dark World in mano e ti permette di sbriccare e avere risorse dentro al cimitero per quanto riguarda gli Infernity. Particolarità rispetto a come era Infernity in hard format o come era agli inizi, qui hai bisogno per forza di accesso al graveyard di determinate risorse per poter fare combo. Non puoi partire se non hai almeno due dei tre Infernity al grave.
Quindi questo ti permette di prepararti di setupparti già il graveyard. E duality perché sono obbligato, perché il mazzo bricca. Giustamente. Quindi sono obbligato, piuttosto perdo un turno, tanto il mazzo è difficile che fa combo di primo. E giochi a 40, Il gioco mi 41, sembra a 44 o qualcosa del 44, quindi più genere. di 40 carte. Allora, Staple, ma vi spiego il motivo. Inferni d'inferno. La carta di per sé è obbligatoria da giocare. Bisogna massimizzarla, ne potresti giocare 8, ne giocherei 8. Perché quando la vedi anche in più copie, te tieni le altre copie per scartarle. Questo è il motore principale per setupparti il graveyard. È forte perché non scarta di costo, quindi Ah, fa partire i minchia. Darkward. E quindi questa diventa un'auto a Thunder King, che è fondamentale, e spacca tutto praticamente, se te lo giocano, perché non ti parte Arcidemone e tutto il resto. Quindi è fortissima. Ok. Poi, doppia barrier, Vabbè. e non la devo spiegare, non ne gioco tre perché ho preferito giocare doppia frattura. Ok. Doppia frattura perché tante volte, soprattutto se sanno giocare, Barrier ti obbliga ad avere mostri in attacco. Ok. Per cui tante volte cercano di non passare su magie o trappole e tu finisci la combo con Arcidemone in attacco, che è 1.800. Quindi anche semplicemente contro Hero o contro roba, mantenere questa con già mostro a terra ti bittano due volte e ti puliscono la board. Guarda, chi non lo sapesse, questo è un solennone. Sì, è un solenne, nega magia, trappola e effetto di mostro. Cioè, quindi è. Vabbè, poi E due poi doppio colpi. richiamo del posseduto, come vedete non gioco trappole che facciano control, le gioco alcune di side, ma principalmente perché voglio semplicemente estendere, di terzo turno devo per forza fare combo, se non vado di combo il mazzo pecca di controllo, ma per me Giusto. combo vuol dire anche settarmi doppio solenne, già quello è un controllo gran parte per tutti i mazzi. Ok, quindi Passo siamo al sulla side al volo, side. che se no mi dilungo troppo, triplo Andre Dice perché il mazzo è incentrato sulla combo. Ok, Quindi vabbè, ti permetti, giustamente. ne puoi fare tre molto spesso. Mono testa merda, in realtà fa schifo al cazzo, non la giocate se non volete comunque avere un Infernity che rimanga in attacco, che ti permette di triggerare barrier. In più ai botti può fare la turbomalesia, ma tanto non capita mai perché Infernity dopo 3 turni è scoppiato. Poi livelli 8 obbligatori, Vabbè, Stardust scappa, Strap, scappa. Sì. Colossale. È un livello 8 forte in determinati matchup locali anche a caso, però è forte perché sto mazzo ti Vabbè. permette fare di combo Armory Arm Che è la molto stessa di Edison, facilmente, se che è non la caso. stessa di Edison. In più, la combo Armory Arm ci può essere un extender che in questo mazzo si chiama Stygian, Ah, sì, perché giustamente. Stygian più Armory sono 7200 danni, perché sono 3-2 più 4000 diretti, che sono forti. Perché gioco gli Inferni di livello 5? Perché mi danno accesso a poter fare questi due. Pensavo che Trishula fosse la più forte, ma in realtà Mistform un sacco di partite mi permette di chiudere perché Lo so pulisce tutti i bene, lo mazzi. so Cioè, ti rimbalza bene. tutto quello che ti può creare problemi e ti può permettere anche di fare combo colossale pulita. Perché non c'è più la backrow che potrebbe Senta, io essere la problematica. becro. O fai il bait sul Wurm stesso. Atreus, lo gioco principalmente perché se scarto due livelli 5 sul main mi permette di fare Exceed. Non gioco Tiras, semplicemente perché di side gioco anche Gozen. Ok. Quindi preferisco avere target che comunque è demone, è oscurità, mi permette di fare più giocate più libere. E poi gioco i classici 3 Itzid perché li faccio. Speciali sono quelli Sì. di Ora vi sai gioco al volo la side, vi dico, così poi ve lascio tranquilli che vi cioè, sarete quindi già rotti il anche cazzo. Leeching, vabbè, la devi giocare per forza, è forte contro Hero, è forte contro Agent. Agent, vabbè, contro Agent è gigantesca. La gioco mono perché in realtà non mi interessa tantissimo entrare in OTK così. Già di base voglio cercare di giocare in altre maniere. Doppio Cyber Drago, forte contro Hero ed è un altro extender livello 5 per fare quello che vi avevo detto, tant'è che di side molte volte libero gli spazi, soprattutto le secondo, con i Darkward. Ok. Perché tanto comunque la posso scartare se non dovesse essere problematico e mi permette di fare le stesse cose. Doppio Nobiluomo, perché nel meta del negozio comunque ci stanno parecchi mazzi set, GK, che può creare problemi, quindi Nobiluomo comunque rimane forte. Il 3x di virus, che è il motivo per cui gioco i 2003 Darkward, perché comunque questo è molto forte in determinati matchup.
che può essere per esempio GK, può essere Tengu, può essere TG, quindi sono forte. E questa micro. personalmente, se entra di combo e dichiari a E alla determinati fine, da quel che si matchup, capisce, soffri dai mazzi sì, control. soffro dei mazzi control principalmente. Doppio Gozen, Abbiamo detto che prima, va bene, non volevo sta spiega. Triplo Tifone, non volevo sta spiega. E questa in realtà è molto decisiva nei mazzi praticamente. control. Contro i mazzi control, perché togli risorse che sono obbligatorie. Quello che ho notato è che tutti i mazzi di Tengu che si basano sulle magie hanno quelle magie che sono obbligatorie che devono risolvere almeno due o tre volte all'interno della partita. Per esempio, GK Necrovalle, Royal Tribute contro Hero, anche che gli fai su una Miracle Fusion, soffre particolarmente perché lui pecca di mostri forti. E quindi, nel momento in cui tu giri sto sigillo, che può essere anche nei confronti di una Storm fatta bene nel frangente, anche in realtà in Tengu la puoi giocare perché poi ti iniziano a sedare roba che ti può dare problemi. E tu gliela giri e la parte forte è che è counter, quindi non ti possono rispondere Giustamente, se non con giudizio. assolutamente, con Quindi tu la giri e la Pride. hai tolto il problema. E ragazzuola, io vi ho finito la lista, spero di non essermi dilungato oltre. Mi perdonatemi per la voce di sottofondo, ma è arrivato il Va bene, pranzo e quindi la gente vuole mangiare. Detto questo, venitemi a trovare il sabato, che ogni volta porto un mazzo nuovo e continueremo con queste profile per darvi modo un po' di spaziare. E che sia mai che trovo anche un tier 1 diverso, lo giocherete tutti. Lo facciamo un saluto a Un saluto a Stefano Sforza, che mi ha accompagnato Vegador. per tutta la tech Eccolo profile. qui. Da qui si capisce che io voglio veramente molto bene a sta persona, anche se vabbè è un po' un pagliaccio, però mi piace molto giocarci sopra e mi porta molto fortuna durante le partite. Un altro saluto lo do alla signora Patrizia Alberti, che mi ha permesso di giocare questi tornei perché il sabato in realtà dovrei lavorare. Wow. La indico con l'indice Sì, d'accordo. quella con i capelli blu, è difficile non vederla. E un saluto anche all'idatore del canale, che l'ho squalificato a un torneo e Sì. quindi adesso per ripicca mi fa fare queste tech profile. Visto. Oh, quindi vabbè, ci vediamo quindi alla Ci prossima vediamo tech alla profile prossima tech profile, e non vi ragazzuoli. diciamo qual è. Mo lo Quindi scemo saluto. magnà, che pure è ora. Ciao. Ciao.